Siamo in compagnia di Luca Scassa dopo lo splendido risultato ottenuto oggi nella Super Bowl 3. Era l'obiettivo del weekend, in quanto fino adesso siamo sempre partiti un po' indietro, invece volevamo proprio evitare di partire ritardati e fare la Super Bowl 3, quindi entrare di sicuro nei primi 8. Siamo ottavi. Domani sono due gare belle toste, caldo, però c'è tanta gente, quindi il tifo spinge forte, quindi andrò ancora un po' di più. Perfetto. La moto è a posto, sei contento e vuoi cambiare qualcosa? Ma ormai a questo punto qui no, c'è poco da cambiare, anche perché si rischia di far peggio. Non sempre si va meglio, anche perché non c'è una legge che ti dice ok, se fa così devi fare questa cosa. È un po' a tentativi, quindi diventa un po' complicato. Per la gara speriamo bene, ma non siamo mai stati messi così bene, diciamo. Perfetto, dicevamo infatti prima, miglior risultato di sempre al momento. Miglior risultato di sempre che ci lega comunque al sorriso e quindi a questa operazione che state facendo molto importante, legata appunto a questi bambini che hanno svariate problematiche e che state sostenendo con un'iniziativa di cui magari ci vuoi raccontare qualcosa. Sì, è nato tutto un po', è stata un'idea, due o tre idee congiunte. Volevamo fare qualcosa per i bambini, io e Danilo, il team manager, e un po', sai, i produttori del gioco Superbike, del videogioco, giocare per vincere un casco ci giocano tutti. Perché non sfruttare l'occasione per chiedere qualche soldo per aiutare questi bambini? Sono stato anche invitato come testimonial a partecipare a una missione, quindi appena avrò un po' di tempo, penso dicembre-gennaio, partirò. Io personalmente ci tengo e non lo faccio per altri motivi, proprio perché mi piace anche aiutare un solo bambino, ne vale la pena. Bravissimo, ti fa onore questo. A proposito di gioco, abbiamo parlato di giochi, ti capita di ogni tanto di provare questi giochi, tanto per capire, non so, magari c'è il nuovo circuito, lo provi lì, vuoi vedere? L'anno scorso è capitato perché era il primo anno che facevo il mondiale, quindi è stato importante provare le piste Sudafrica, Australia, molto importante. Sapevo più o meno come andavano, cioè il tracciato com'era, però avere un'idea anche di dove frenare, quanto frenare, un po' aiuta. Poi ovviamente quando vai dentro è tutta un'altra cosa, però male non fa ovviamente, quindi l'anno scorso soprattutto sì, quest'anno ovviamente le piste ormai le conosco, quindi non c'è bisogno. Perfetto, ringraziamo Luca Scassa, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per domani e a presto, grazie Luca.